diversi, magari. Quello che si vuole, il calcio non si può mai fare, però la società ha fatto tantissimo. Sono soddisfatto di quello che dei giocatori che sono arrivati, quindi adesso tocca a noi sul campo e lavorare per far sì di raggiungere Tu adesso stavi, scusa, poi non voglio fare però perché tu stavi provando il 4-4-2, però adesso per dire hai trovato anche un trequartista, insomma ci sono tante soluzioni. Continui su questo 4-4-2 per trovare un po' di omogeneità e poi magari si cambia strada in corsa o già sabato ci dobbiamo attendere qualcosa di diverso? La squadra può giocare in diverse maniere, adesso sono arrivati anche i giocatori che hanno interpretato diversi modi, quindi non dovrebbe esserci nessun tipo di problema. Per adesso abbiamo sempre provato il 4-4-2, 4-2-3-1, dietro noi, e forse più un 4-2-3-1, però niente, in questo momento facendo tutto molto in fretta, dobbiamo conoscerci, capire quello che vogliamo fare, insomma. Però le idee sono chiare, quindi quello che faremo lo faremo in maniera molto convinta. A proposito di molto in fretta, gli ultimissimi arrivati, gli ultimi 2-4 arrivati, ce li si può aspettare già, sarebbero già pronti dal primo minuto? Anche c'è perché destra, ad esempio. c'è una difesa in difesa. Beh, sì, dici, sì. E come punta si parla di un esempio. Sì, beh, direi che era troppo. Però è furbo, è un altro visto, cioè è vero, furbo, quindi non avrà problemi, insomma. Grossi a sostegno di Eusebio, ragazzi. Di massa, no, se un ragazzo può, anche lui è arrivato adesso, ha provato pochissimo, però insomma, dalla prossima settimana insomma. No, noi dobbiamo preoccuparci di quello no, dicevo, che la prossima settimana può potete succedere. Dobbiamo dire. anche se suo, quindi Infatti. non è che possiamo Tanto stare a guardarci ma neanche addosso. tanto preoccuparci, sennò secondo te Livorno e Sassuolo, che sono tra l'altro i prossimi avversari, sono veramente in flessione oppure è stato solo, diciamo così, un punto di vista della pausa lunga, le previste sono un po' inceppate? Sassuolo, non so perché nelle ultime partite ha perso il gol, però prima no, ne ha vinto così tanto, No, ma insomma. Livorno, lei è un po' il Livorno, quello che ha fatto di quanto ci si potesse aspettare, avete in mente Singardi, solo per quello che ha fatto, così quello contro di noi, che è stata una cosa assurda, fuori parte di da carica di da campo, di da tutte le cose di fare, forse il Livorno si trova lì non per caso, ma perché ha fatto più della sua rosa. Ma sì, Livorno sì, si può dire così, anche se devo dire che poi i tre davanti hanno veramente impressionato tutti. E quindi è lì con pieno merito. Niente, sono, beh, hanno tradizione e hanno giocatori importanti, questo è chiaro. Proprio per i tre davanti, visto la squalifica di Borghese, Abate, Sini o Scaglia non ce la fa? Scaglia forse un po' presto, Quindi prende un centro al posto di linea di massa, Veramente. Beh, muscolare, anche veloce, quindi prende luci si è deciso di tenerlo anche per questo. Di parte no, cioè per una partita non dovrebbe no, no, non per una partita, ma nel caso in cui come dovessero sostituto come sostituto naturale. Sì, abbiamo 20 partite, quindi dobbiamo tirarle tutte, insomma. Fede, come sta? Beh, sta benino, la prossima settimana farà tutto con i compagni. Ha recuperato prima del tempo? Per voi era giusto? No, è stato siamo giusto. nei tempi, Ah, ecco. forse qualcosina in più. No, perché vedendo Fabiano l'anno scorso era 6 mesi.
il suo forse è stato l'infortunio per le ferite. Ma diverso. No, ma sono le tempi, forse qualcosina in più. Però o meno, insomma. Sì, certo. Sarebbe stato meglio in quel senso. Come cosa? Si aspettava qualcosa di più da te, Bocchi? No, beh, te ormai è... È passato. Quindi finisce lì, cioè io poi l'ho avuto tra 4 partite, spendo un giudizio, non mi sembra né giusto, non mi sembra corretto, poi dopo io non ho niente, anzi che ha fatto bene, ho avuto anche la palla gol. Sono niente, come l'ha avuto insomma. Probabilmente sono stati tanti fattori, succede, nel calcio succede sempre. Sì. Imperativo d'obbligo a Livorno uscire magari a un punto? Oppure... No, imperativo, no, cioè, l'obbligo è, ho parlato anche con i ragazzi, è quello di essere una squadra che gioca, che corre, che si aiuta e soprattutto che compatta, che non molla mai, cioè questo è quello che dobbiamo essere, perché siamo in una situazione difficile, quindi l'ho già detto, se gli altri vanno ai 90 all'ora dobbiamo andare ai 100, se gli altri sono cattivi noi dobbiamo essere più di loro, quindi questo è il nostro obiettivo, dopo le giocate, le qualità, i giocatori ci sono e quindi dobbiamo provare a tutti i costi, insomma. Domenica su questo penso che nessuno ci possa dire niente, abbiamo avuto Sergio Tamonetti, mi sembra. Sì, ma in Spagna è quello di settimana di distanza non c'è niente. Allora, tutto male, però non abbiamo lato una palla, non ci siamo mai tirati indietro, siamo sempre andati a bruciare tutti. Questo deve essere il nostro spirito. Poi dopo credo che il colpo non si possa diventare dei fenomeni, però dobbiamo avere una crescita costante per andare a fare dei risultati. A centrocampo bisogna chiedere il suo dall'inizio e poi vedremo anche il problema è vedere anche su quest'anno perché siamo ai 90 minuti nelle gambe e poi il resto sì, di sicuro rosso filtro sì. A proposito di filtro non so se ho preso una paio l'altro giorno, l'ho provato anche sull'esterno sì perché ci avrebbe giocato insomma adesso la nuova messa luce insomma. Ma può essere una possibilità o giusto? No, adesso è arrivato Vinci. L'anno scorso, dopo la Ternani in casa, provo a dire, di Germano terzino destro, è una soluzione. Perché ha detto che poteva diventare una... L'abbiamo provato diverse volte, nel contempo magari potrebbe essere una soluzione. E d'altronde, se non arrivava Vinci, non avevamo nessuno. Perché Vinci comunque non ha il sostituto naturale, diciamo. C'è un modo, la Valle e poi Germano. Vabbè, non si può vedere tutto. Abbiamo accontentato, perché la società ha dimostrato di voler fare le cose, di voler trovare tutti i modi e tirarsi fuori da questa situazione. Quindi questo gli va dato alta. 11 acquisti, non credo, nessun altro dei partiti. Di questo nuovissimo gruppo, chi secondo te, ti faccio una domanda da un milione di dollari, può ricoprire diciamo così, il ruolo di leader, visto che adesso è completamente diverso il suo gruppo? Beh, ci sono giocatori che hanno grande personalità, Borghese, Abate, lo stesso Genevieve, insomma, ma anche davanti, sembra, che hanno... Anche che sì, anche lei, sì, anche è tutta gente che... La personalità, quindi si è lavorato anche da questo punto di vista, diciamo. Si è lavorato dico anche da questo punto di vista. Abbiamo preso giocatori che hanno fatto bene, che per un motivo o per un altro, come succede nel calcio, l'ho detto prima, per quanto riguarda i giochi, magari una squadra non aveva lo spazio o non stavano facendo.